I piaceri viziosi di Lev Tolstoi. Bacco, tabacco e Venere. I liquori e il tabacco. Qual è il motivo del grande uso che gli uomini fanno di tutti i tipi di stimolanti e stupefacenti, come il vino, la grappa, l'hashish, l'oppio ed altri prodotti meno conosciuti e usati come la morfina, l'etere e parecchie altre sostanze simili? Da dove deriva questa mania che molti uomini hanno e per quale motivo è circolata così rapidamente e si è radicata con tanta tenacia fra le persone di tutti i ceti e di tutte le posizioni, sia tra i popoli più arretrati che tra quelli più civili? A cosa quindi attribuire questa realtà inconfutabile che evidenzia che nei luoghi dove il vino, l'acquavite e la birra sono sconosciuti, si consuma oppio e hashish, senza contare che l'abitudine di fumare può essere considerata universale? Da dove mai può provenire questa necessità che gli uomini hanno di sprofondare in uno stato di intontimento e di euforia? Chiedete alla prima persona che vi capita: cosa vi ha spinto ad assumere alcolici per la prima volta e perché dopo aver iniziato avete continuato a bere? Ecco come vi risponderà. Mi piace bere, e poi lo fanno tutti. Bevo anche per riprendermi e stimolare il cervello. C'è poi un'altra parte di persone che nemmeno si domanda se fa bene o male bere alcolici e che si dà motivazioni del tipo che il vino fa bene, rende più forti. Insomma, in altre parole, la gente ha convinzioni che da moltissimo tempo sono state riconosciute fasulle. Chiedete la stessa cosa a un fumatore. Domandategli cosa lo ha spinto a fumare per la prima volta e perché continua a farlo. La risposta è più o meno la stessa. Per dissipare la melanconia. Inoltre, è un uso universalmente sparso. Tutti fumano. Una risposta analoga, o quasi, ci sarebbe data senza alcun dubbio da tutti quelli che fumano l'oppio, l'hashish o che si fanno delle iniezioni di morfina. Lo faccio per allontanare la tristezza, per eccitare il cervello e poi perché ormai tutti lo fanno. Si potrebbe rispondere alla stessa maniera, senza cadere nel ridicolo, per spiegare l'uso di girare i pollici l'uno intorno all'altro o fischiare o canticchiare canzonette. Insomma, per passare il tempo con qualcuno dei mille modi conosciuti che non necessitano né di dilapidare patrimoni né richiedono grandi sforzi e che non sono dannosi per nessuno. Invece, i vizi finora descritti non possono essere definiti innocui. Per produrre tabacco, vino, acquavite, hashish o oppio in quantità adeguata da soddisfare il grande consumo che se ne fa ai giorni nostri, si devono coltivare milioni e milioni di metri quadri delle migliori terre, e questo in mezzo a popolazioni che muoiono di fame, e milioni di persone, in Inghilterra per esempio un ottavo di tutta la popolazione, trascorrono l'intera vita a produrre sostanze stupefacenti.